Ah, Sottoporta Show Estate, prima puntata di questa stagione estiva in questo 17, in questo afoso 17 giugno 2016 e come promesso abbiamo Angelo Angelotti del Napolegno. Ciao Angelo, ben ritrovato con noi, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Come ti dicevo, ero preoccupato perché voi dovete sapere che Raffaele, Svegliamo il oltre retroscena, dai. come? Svegliamo questo retroscena. Speriamo questo. No, ero preoccupato perché oggi mi ha detto: guarda, ti chiamo alle 17:35. Ho detto: guarda, però tu non sei un giornalista, sei un treno. Ritardo, quindi Fra l'altro, in tutto ciò è vero, mi sono devi. la bella di Marte. Vabbè, no, questo lo diciamo a puro titolo di scherzo, perché effettivamente è la mia premura. Fino a stamattina l'orario non esisteva, quindi vabbè. Ma al di là del cazzeggio più spontaneo, allora, caro Angelo, io ti presento anche il buon Federico Mancini, che beh, ha avuto modo già di rincontrare nella scorsa stagione. Ciao Angelo e bentrovato. Ben ritrovato Federico, ciao. Grazie. Allora, siamo di nuovo qui tutti riuniti e soprattutto dopo i 3 punti dell'Italia. Credo che tu abbia avuto modo di seguire questa partita, ci concentreremo anche sul nostro amato Napoli. Allora, cosa te ne è sembrata? Guarda, ti dico la verità, io la partita l'ho sentita per radio perché per questioni di lavoro mi stavo spostando e peggio ancora l'ho sentita col commento della Jalappas, cioè meglio ancora voglio dire, perché mi è Peggio ancora parso di perché la capire partita che era peggio, chiaramente. era esatto, quindi per fortuna mi sono rinvigorito un po' ascoltandola perché da quanto ho capito è stata di una noia mortale Primo tempo e abbastanza brutto. direi come la maggior parte delle partite di questi europei, insomma, molto ritmi molto bassi, un Vero, livello vero. tecnico abbastanza basso, ecco, sicuramente non è l'europeo di qualche anno fa, insomma, anche per questa nuova formula con cui passano praticamente cani e porci Esattamente. alla fase successiva, Perché quindi un livello ricordiamo la migliore tecnico terza basso. passa, non era così in passato. Appunto, quindi quasi tu, a parte forse tre o quattro formazioni, il resto passano tutti, quindi È vero, è vero. tutte le terze. Poi l'Italia, insomma, è una squadra, da quanto ho visto, ho sentito, una squadra molto come le squadre di Conte, insomma, come era la Juve di Conte, molto solida dietro, alla fine col suo fattore C che non guasta mai, il fattore C che ha portato anche Sacchi in finale, pure quindi questo è secondo vero. me questo. Per come il livello visto, secondo me l'Italia può arrivare arriverà fino, insomma, abbastanza in fondo, ecco. Devo dire la verità, mi ha un po' deluso il Belgio. Sì. Magari verrò smentito. Sì, Angelo, ci sei? Angelo? Dobbiamo ripristinare il collegamento con Sì, è Angelo Angelotti, stata anche dalla perché linea. ce l'avevo È detto, era stata in. dalla linea e stava chiaramente dicendo quello che avremmo sottolineato più avanti, cioè il Belgio nella classifica UEFA addirittura risulta essere È al la primo seconda, posto, dietro ma all'Argentina, dietro l'Argentina. fra Cioè questo l'altro. fatto di punti acquisiti lascia un attimino perplesso visto la squadra. Angelo, ci sei? Angelo, Mi senti? eccoci qua, abbiamo ripristinato il collegamento. Allora, stavamo dicendo, il Belgio molto deludente, il buon Federico mi Allora, stava magari. dando una mano a seguire questo tuo ragionamento, io mi trovo perfettamente d'accordo. Magari verrò smentito stasera, però nella prima partita mi ha ricordato molto il Napoli, diciamo, una squadra molto tecnica, però fondamentalmente inconcludente, cioè sotto porta poco concreta, ecco, e con delle sviste, delle amnesie difensive che potrebbero, insomma, essere pericolose per loro. Diciamo che forse si trova un sistema di gioco più organizzato, può dire la sua, però perché quella te che tecnicamente forse è messa meglio come tra tutte le nazionali che ho visto, a parte la Spagna, diciamo. Però mi ricorda insomma molto delle partite del Napoli in cui poi alla fine per la frenesia cioè c'è la consapevolezza di essere forte tecnicamente, questo ce l'ha sta consapevolezza, un po' come ce l'ha il Napoli. Però alla fine si perde troppo in concretezza, ecco, e rischia di prendere gol come l'ha presi con l'Italia, alla fine. Beh, questo pure è vero. Sai che cos'è? Effettivamente
Questo è un torneo dove devi praticamente dimostrare tutto e subito. E l'Italia, per fortuna, a discapito, poi è sempre facile parlare dopo, a discapito ma siamo troppo scarsi, non si sa dove arriveremo, forse si arriva agli ottavi. Alla fine, come si dice, testa bassa, e pedalare, diciamo, il primo passo sembra davvero fatto, anche perché comunque con 6 punti ormai ci sei. Assolutamente sì, assolutamente, ma ripeto, le squadre di Conte sono qui, voi ve la ricordate la prima Juve di Conte? Sì, la Era una ricordo bene. squadra che veniva da un paio d'anni di disastri proprio, Beh, sì, eppure vero. ha fatto quello che ha fatto, insomma, Conte è questo, cioè Conte è uno che è un allenatore vecchia maniera, insomma è a metà strada tra il selezionatore e l'allenatore, ecco, l'allenatore è quello inteso a livello tradizionale, quello che ti insegna le cose, non è che si limita soltanto a fare la selezione e dice giocate come sapete fare, ecco, Conte è uno tosto, è un motivatore, uno che insomma uno che ti sa prendere anche con le cattive, ecco, che ti sveglia, non è uno, tant'è vero che l'ha preso il Chelsea. Eh beh, certo, Poi anzi, oggi forse si trova anche nella stessa situazione di quella prima Juve, perché anche il Chelsea non probabilmente farà le coppe. sì. No, no, infatti io sono sicuro che farà bene. Fa un tipo di calcio che a me non piace, piace al nostro Rosario Che Reggiano, salutiamo. che lo salutiamo, che lui è un fan del catenaccio all'italiana, Ah, proprio purtroppo italianista da questo punto di vista, nella. è rimasto fermo agli anni 80, cose tra cui questa, e quindi a me è un tipo di calcio che non entusiasma, cioè vi devo dire la verità, io la partita di Aziz ho visto gli ultimi 10 minuti, ecco, ma una noia mortale proprio, cioè, ripeto, no, non, nessuna partita mi ha divertito in questi europei, però insomma l'Italia è noiosa proprio, come è noiosa la Francia pure, per carità, come è No, noiosa infatti, l'Inghilterra, infatti. La stessa Germania pure proprio ieri ha pareggiato 0-0. Germania mi sono addormentato, vi dico la verità, sono riuscito a vedere fino alla fine, Io non l'ho proprio vista proprio, quindi figurati. No. mancavano 20 minuti, ma ripeto, io la seguo col commento, seguo tutte col commento della Jalappas, E non fai almeno male, anzi, li sono abbiamo contento. elogiati proprio all'inizio, fra l'altro, quindi Sono onore a legati. loro anche da questo punto di Voglio vista. fare una piccola nota di cronaca che nessuno ha rivelato. Nella partita Sì. di ieri, la Jalappas, che c'ha una regia a parte, cioè no, scusate, non la partita di ieri, ma quella dell'Albania. A un certo punto la regia internazionale ha inquadrato due ragazzi con uno albanesi con uno sciarpone del Napoli Ah, vicino vero, alla Jalappas. giusto, visto. Non so se l'avete notata anche voi. È difficile non No, io ho notarlo. visto due ragazze con la Due sciarpa ragazze con la sciarpa del Napoli. con la sciarpa, Fra l'altro sì, ma gli meritavano. albanesi poi con questa cosa di Yusai c'è molta affinità, insomma, non solo, diciamo, ci sono parecchie somiglianze, non soltanto, diciamo, sportive tra Albania e Napoli, quindi a me mi capita spesso, insomma, quando degli albanesi mi incontro e dico che sono napoletano, allora subito si aprono come se fossi uno di loro proprio, soprattutto al Questo è Messina, diciamo, bello. non a Napoli, mi hanno Questa battezzato. è la bellezza dell'essere aperto e soprattutto anche di essere napoletano. Caro Angelo, io ti voglio. Beh, sono sicuro che il nostro Federico ha una curiosità, una domanda per te in ottica calcistica, ovviamente. Sì, Vai Federico, sono allora tutto orecchio. volevo sapere da Angelo, un po' mi ha risposto già a questa domanda, ma è una domanda corollario. Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Italia, ecco, viste le convocazioni, avresti preferito comunque Jorginho oppure è una scelta dettata dall'esperienza di avere De Rossi, ecco. Guarda, Conte è uno un po' come Sarri, cioè questi hanno un'idea di gioco in testa e hanno anche gli uomini per sviluppare quell'idea di gioco. Mi sentite? Sì, Sì. ti Vai. sento, ti sentiamo tutto, forte e chiaro. E quindi De Rossi è una colonna pure, una bandiera di questa nazionale, c'ha esperienza internazionale, Jorginho un po' meno, quindi certo, a me avrebbe fatto piacere, ma fino a un certo punto, vi dico la verità, Anche perché poi Insigne non gioca mai. è appunto meglio così, diciamo, io preferisco che questi si
conservano e si riposino per il Napoli, insomma, nella nazionale mi interessa, ma come mi interessa anche nelle altre, insomma, fino a un certo punto, perché... quindi Jorginho secondo me sarebbe stato sarebbe stato un elemento più propositivo per il gioco dell'Italia, ma abbiamo detto Conte per il gioco all'italiana, quindi Catenaccio e contropiede vecchio stile, ecco. De Rossi è più funzionale, Jorginho sarebbe stato, diciamo, quell'elemento un po' distonico in tutta l'armonia che ha introdotto Conte, in tutto il sistema di gioco che ha introdotto, che ha dato Conte a questa nazionale. Quindi per questo evidentemente l'ha mandato in me. Io vi dirò di più, secondo me Insigne giocherà poco e nulla in questa nazionale. Questo è vero, quindi diciamo da questo punto di vista, non so se siete d'accordo, giocatori appunto come Insigne e Jorginho avranno più spazio con Ventura. Con il Napoli. Anche col Napoli, Ventura, chiaramente, certo. Con Ventura, guarda, con Ventura è uno che gioca con i giovani, uno che ti insegna il calcio, cioè Ventura non è uno... diciamo è lo step precedente a quello di Conte, è proprio uno di quelli che ti insegnano il calcio, gli allenatori vecchia maniera, ecco. Infatti. Quindi secondo me sì, poi insomma tutto può essere, però Ventura è uno di quelli che fonderà la nazionale su un gruppo suo e secondo me fatto di giovani, compreso Immobile, ecco, che poi è uno che lui ha avuto modo di allenare e di esaltare anche, quindi secondo me troverà più spazio con Ventura. Esattamente. Federico, c'hai ancora sì, un'altra curiosità? Volevo, approfittando di Angelo qua, volevo un attimino invece spostare l'attenzione sul calciomercato del Napoli. Allora, ecco. E qui ti mettiamo un attimino sotto torchio. Volevamo sapere, cioè volevo sapere una tua curiosità, perché tra la carta stampata e le voci di corridoio c'è sempre questa o speranza, oppure alcuni dicono ma forse non è il caso che Immobile venga al Napoli, come la vedi la questione? Questa è bella, questa mi piace. Guarda, io ho appena letto sui siti di cui non faccio il nome, perché sennò per nome di uno e si offende quell'altro, però insomma tra quelle notizie che vi scorrono sulla home di Facebook con quella cosa clamoroso, leggi qui, no? Ecco, il cosiddetto clickbaiting. Esatto, ho appena letto che sarebbe andato in porto l'affare con la Padula, quindi... Ecco, come ricordavamo prima, infatti, da questo punto di vista. E quindi, tra la Padula e Immobile, chi avrei preferito? Io vi dico la verità, avrei preferito Immobile tutta la vita. Non per carità, non per mancare rispetto a un giocatore che in Serie B ha fatto quello che ha fatto, però onestamente non lo so, ma Immobile è uno che... c'ha più esperienza in Serie A, ha dimostrato già, insomma, un nazionale, e anche nella partita scorsa dell'Italia la partita si è sbloccata nel momento in cui è entrato Immobile. Esatto. E ha dato velocità, ha dato profondità alla squadra, l'ha fatta salire e ha rischiato anche di fare gol, insomma, alla fine. Vero. Non lo so, ma serve, cioè, per carità, parliamo di un signor giocatore, però io vi dico la verità, io diffido sempre, io ho quasi 38 anni, però diffido sempre dai giocatori che si affermano dopo i 25 anni, diciamo, comunque superati i 22-23 anni. Cioè tu dici magari fai 30 gol in B, però poi effettivamente un campionato di Serie A non l'hai mai fatto, quindi c'è questa grossa incognita. Non lo so, mi lascio un po', non lo so, poi felice di essere smentito, massimo rispetto per la Padula. Io mi ricordo anche che ero tra quelli che rimpiangevano Swock, che non fu poi confermato dal Napoli in Serie A. Ecco. Perché diceva che in Serie A non avrebbe potuto fare gol, però certo, tra Swock e la Padula, secondo me Swock era fuori classe. Assolutamente, questo. Assolutamente. Poi questi campionati di Serie B degli ultimi anni, non lo so, alla fine si scopre sempre che... In ogni caso speriamo di non fare la fine quando il Napoli comprò Brocchi dal Pescara, che si rivelò un brocco. Bravissimo, hai capito? Cioè, quello è il discorso che voglio fare io. Poi tra l'altro noi abbiamo Gabbiadini pure, che non lo so, Gabbiadini che fine fa a questo punto? Non si hanno notizie di trattative in corso di Gabbiadini? Io credo che, sai Angelo, a questo punto, sai, se effettivamente prendi la Padula... Gabbiadini parte, credo di sì, insomma, per le offerte
Beh, ora di concreto effettivamente non c'è nulla, mi trovi d'accordo, però la sensazione è che non rimarrà a lungo a Napoli. Poi. Ma pure secondo me, speriamo per lui che domani non si sogni di rilasciare un'intervista in cui fa saltare qualche decina di sponsor, perché se no è condannato a vita a lavorare per De Laurentiis, come dice lui. Anzi, no, mi hai dato lo spunto per ricordare quella vignetta che potete tranquillamente trovare su Il Napoligno. Qual è quella che ci dicevamo a microfoni spenti? Vignetta che è stata suggerita dalla redazione, ma è mai stata realizzata dal grandissimo Cristian Cancanino, che è uno dei più grandi grafici che abbiamo, ce l'abbiamo solo noi al Napoligno e nessun altro. La vignetta praticamente è questa: c'è un'immagine di un film 12 anni schiavo, e c'è De Laurentiis che presenta Coulibaly la maglia del Napoli. De Laurentiis rappresentato come un negriero, che Coulibaly con la faccia chiaramente da Ce lavoratore l'ho delle qui piantagioni di cotone, proprio a portata di mano, è una vignetta meravigliosa. condannato a lavorare a vita 12 anni schiavo appunto di De Laurentiis, perché si è permesso di dire che vuole andare via, e ha fatto scappare questi 12-13 sponsor. Ieri sera, tra parentesi, si prendevano per culo pure la giaraffa, dicevano non si è sentito mai da nessuna parte che ci stanno questi 12 sponsor che scappano all'improvviso. Ma noi tra le altre cose ci stiamo interrogando, perché no, qua il problema è questo: ma chi sono questi 12 sponsor che se ne sono andati Anzi, no, via? mi pare erano 20 addirittura, quindi comunque erano tanti. Ma chi sono questi? Ma che poi la cosa peggiore è che, ma vuoi vedere che questi 20 sponsor che mette tutti sulla maglietta diventeranno con la maglietta del Napoli come una maglietta del ciclismo piena di sponsor? E quella la paura Forse nostra. sono sponsor del Però cinema. scusami, Federico, io voglio prendere un attimo la palla al balzo anche per rasserenare pure, perché su questa cosa del calciomercato, sul Napoligno, in questi giorni stiamo rischiando il linciaggio, pure qualcuno ci ha intimato di non parlare più di calciomercato, perché, però insomma voglio rasserenare pure tutti. Ragazzi, il calciomercato del Napoli è una telenovela. Insomma, io ve l'avevo detto che era più facile parlare della crisi in Medio Oriente piuttosto che del mercato del Napoli. Pure Quindi quella è vera. rilassatevi un po' tutti quanti, e parlo dei lettori, perché il calciomercato del Napoli è questo: cioè, siamo partiti da Gnarsen e siamo finiti a Di Gennaro, quindi è questo, cioè, alla fine arriverà qualcun altro, non arriverà nessuno. Lo sappiamo, sono 12 anni che questo è il calciomercato del Napoli, cioè Eppure questo è calma e vero. gesso, chi arriva arriva. Io voglio sognare. Ibrahimovic ha già detto dove andrà quest'anno, oppure No, ha ancora? messo un pochettino di ansia con un suo annuncio, ma alla fine era una marca di scarpe, se non sbaglio, quindi insomma. È stata la presentazione, però io voglio sognare, quindi voglio immaginare che una mattina ci svegliamo e titolo del Corriere dello Sport: Ibra al Napoli, e andiamo a fare i caroselli e benediciamo De Laurentiis fino alla decima Non sarebbe generazione. male, non sarebbe male. È difficile, ma non sarebbe male. Non poniamoci grossi limiti. Dobbiamo dire alla provvidenza, beh, magari Esattamente. finisce, punisce De Laurentiis Esce pazzo il padrone, come e si c'è suol pazzo dire. De Laurentiis e ci presenta Ibrahimovic. Beh, speriamo qualcuno di forte, anche perché comunque, ricordiamolo, ci saranno tre competizioni da fare e vanno fatte tutte quante al meglio. Che poi Ange. non è un'ipotesi peregrina, voglio dire, alla fine io fossi in De Laurentiis, ma a proposito di sport, ma voi vi rendete conto se dovesse venire Ibrahimovic al Napoli che succeda? Cioè, Cambia tutto, cambia tutto, cambierebbe davvero cambia tutto, tutto. ma anche in termini economici. Alla fine lo so, l'ingaggio è alto, tutto il resto, però lo comprerebbe a parametro zero, se non sbaglio. Quindi alla fine Beh, ci non lo sarebbe, so, non lo fra so, ma virgolette, solo l'ingaggio da pagare, in questo solo senso. l'ingaggio, Ma ci sarebbe esatto. anche Quindi un alla altro fine, problema, cioè, io penso. fossi a De Laurentiis, che ho letto che lui vuole regalare emozioni a Facenza, ma mi ha mangiato quest'emozione, Presidente, questa cosa, e vedi che alla fine veramente gli sponsor arrivano, cioè con Ibrahimovic, ma proprio in termini Altro di che 20 personalità, sponsor, altro che 20 e con sponsor. Coulibaly, con tutto il rispetto per Coulibaly, per carità, un signor No, giocatore. vabbè, ci mancherebbe altro da questo punto di vista. Angelo, io prima di salutarti e ringraziarti, se hai, ecco, a tua volta dei saluti da fare, te li lascio tranquillamente fare.
Io voglio salutare tutti i lettori del Napulegno, soprattutto quelli che ci contestano e soprattutto loro. No, voglio veramente bene perché sono quelli che ci seguono di più. Grazie e continuate a seguirci. Sì, perfetto. Noi non cambiamo la nostra linea editoriale e saremo sempre una voce fuori dal coro perché siamo liberi come del resto è libera la vostra razza. Beh, questo lo sarà vita natural durante, in tal senso. Angelo, grazie mille e chiaramente ricambiamo anche i saluti ai tuoi colleghi esimi del Napulegno. Alla prossima, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, arrivederci, ciao.